Ciao a tutte, vi ho già fatto vedere il trucco di Charlie e ce l'ho ancora. Adesso vi farò vedere come realizzare la sua pettinatura. Aveva una treccia a spina di pesce laterale, però molto 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 spettinata. Allora, iniziamo dividendo i capelli. Io lascerò una ciocca davanti e due. Anche là ce l'ho. Poi prendo un'altra ciocca un po' più lunga che arriva fino a qui e la divido in due e porto la prima da questo lato la fermo, porto la seconda e ce la fermo sopra. Io ho già un pochino cotonato i miei capelli, però poi li ho ripettinati. Adesso li ricotoneremo insieme, una volta fatta una specie di codina. Allora, divido anche di qua, prendo una ciocca, la divido, prendo la prima, quella più sotto, e la fermo insieme alle altre. Non deve essere una cosa molto precisa, perché lei sembrava molto spettinata. Prendo l'altra. Lascio un po' di più. Prendo l'altra e ce la fermo sopra. Vedete, ho fatto una specie di mezza gola. Adesso prendo una spazzolina cotoniamo questo che è rimasto. Vedete, i miei sono già spettinatissimi. Lo cotono proprio tanto. E spettino anche un pochino qui sopra. Ok, adesso prendo tutta questa palla di capelli, la divido in due e iniziamo. Questo scappato fuori, ecco qua, divido in due e iniziamo a fare la nostra treccia a spina di pesce, che si fa così. Allora, prendiamo una ciocchina da questa parte e la portiamo nell'altra ciocca. Poi dall'altra ciocca prendiamo una ciocchina e la portiamo di qua. Ve lo faccio vedere. Allora, da questa ciocca prendiamo un po' di capelli e li portiamo da qui in quest'altra ciocca. Rifacciamo questo passaggio qualche volta, ma non moltissimo perché se avete visto, lei è come se avesse una coda.
Però, vedendo bene, all'inizio c'è un pezzo di treccia. Quindi facciamo qualche passaggio. Io direi che così può bastare. Prendiamo un elastichino come questo e io vorrei veramente che non si vedesse l'elastico che lega così la treccia, ma vorrei nasconderlo, però non so come fare. Forse posso fare così, prendo questi. Queste due ciocche e poi ce l'ho andata lo so giro così. In questo modo l'elastico non si vede molto, lo possiamo un po' coprire così. Adesso prendiamo quelli che sono rimasti e li cotoniamo un altro po'. Non è proprio uguale, però dal film non si riesce proprio benissimo a capire come è fatto. Ma comunque, se poi lo volete allargare, sembra ancora più spettinato. Spero che vi possa essere utile. È una pettinatura che va bene per tutti i giorni e anche per delle serate speciali. Ciao!